Yo! Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, questa settimana, ovvero la settimana prima di Pasqua, vi voglio portare con me nella mia vita quotidiana. Quindi vi farò vedere la mia settimana. Siamo a lunedì mattina, ieri ho fatto uno shooting con B-Boy Zell. Di fotine per Instagram, seguitemi anche lì. E niente, quindi oggi la giornata inizia tranquilla, ma questa è la settimana che dedico soprattutto all'acquisto dei vestiti per lo spettacolo che ci sarà il 12 maggio e quindi voglio concludere un po' di cosine per la creazione dello spettacolo. Quindi adesso dovrò ordinare su Amazon, perché li avevo visti, i cappellini, i guanti e i baffetti di Super Mario. Non va! Disastro! Niente tritino! Quello di sopra ha iniziato a suonare il pianoforte, quindi se tu vedrai questo video, perché è sempre uguale da mesi, però la stessa musica per mesi. Sarei un po' l'angoscia. Voilà! Adesso la metto nel forno. Bene, la nostra torta è completata, la inseriamo in frigo a rinfrescare. Oggi ci scegliamo, facciamo questo. Oh, è lei. È lei. Ah. Sotto la pioggia con la trasformazione Meat. Ah beh, allora è lui. È lui, ti manca solo il palloncino. Scusa, basta. Andata. Sì. Poi quel naso, palloncino rosso e la parte prima con l'ombrello. Buongiorno. Voilà, eccoci in sala danza, a passo di danza. Sono arrivati anche i vestiti per classico e ve ne faccio vedere qualcuno che è arrivato. Voilà, guardate che bei colori. Questo azzurro è bellissimo, eh. Già poi tutti insieme, che belle che sono. E poi c'è questo rosso. È per la danza spagnola. Mentre questi qua non vengono utilizzati, ma sono molto carini, guardate che belli. Questo è il teatro dove faremo lo spettacolo, non posso parlare più di tanto. Stiamo facendo le prove di classico. Bene, adesso siamo all'interno di un negoziato molto carino, e ci sono tutti i vestiti, tutti gli amuleti, tutte le cose particolari. È un negozio cinese-giapponese. Io devo ricercare appunto delle tuniche, qualcosa di giapponese così per i ragazzi. Cosine così, adesso bisogna vedere il prezzo, se no i genitori mi ammazzano. Quello che è carino. Che dita lievi vi piace? Li provo, tanto loro sono, cioè io sono piccolina come loro. Esatto. Quindi... dai, è bella. Sì. Carino, con sotto i pantaloni neri. Sì. Direi che ci siamo, ombrellini colorati. Ah, che bello. Ci siamo.
siamo presi un super tè giapponese. Io l'ho preso con i fiori rosa e il mirtillo, questo qua. La Filo invece l'ha preso al mango e tapioca. Ragazzi, ci sono queste palline qua che trovate sotto, vedete? Sono strane, sembrano, presente quando mi fate il bagno che prendete quelle palline che poi se le schiacci esce fuori tutto il sapone, ecco quelle. Per pubblicare su Instagram una stories. Bene, ho trovato i vestiti per il saggio. Sono proprio giapponesini strabellini e solo che i bomberini non li ho trovati, quindi dovrò cercarli o su Amazon o adesso vedo, perché in giro non li trovo. Sembra di cercare oro. Ciao. E poi prendo gli ultimi vestiti per il saggio, ovvero delle felpe rosse e delle felpe blu su Amazon che ho trovato con dei capellini neri. Bene amici, siamo a domenica e oggi è Pasqua! Buona Pasqua a tutti, anche se in ritardo. Sono riuscita a completare il mio obiettivo, ovvero prendere tutti i vestiti per il saggio. Ebbene, se vi è piaciuto il video mettete un pollicino su, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate di questo nuovo tipo di format, scrivetemi anche voi quali sono i vostri obiettivi per le vostre settimane, seguitemi su tutti gli altri miei social e ci vediamo nel prossimo video. Yo!